di abitare, ho deciso di parlare innanzitutto di qualcosa che ci riguarda tutti. In antropologia diciamo che è uno dei pochi elementi universali di tutte le culture, ed è la casa. Tutte le culture hanno una casa e tutte le culture attribuiscono dei significati e dei simboli a che cosa significa casa e sentirsi a casa. Quindi la casa, sebbene noi la pensiamo come un elemento naturale delle nostre culture, in realtà è un elemento che viene costruito dalle nostre culture. Cioè ognuno di noi, a seconda dell'appartenenza che ha, costruisce un'idea di abitare, e quindi una casa, in maniera diversa. Quindi le case rappresentano, e il modo in cui abitiamo rappresenta, le relazioni sociali che esistono in un gruppo. La casa diventa l'elemento che unisce tutte le relazioni sociali che ci sono all'interno di un gruppo, con delle somiglianze e delle differenze a seconda delle culture di appartenenza. Nel vostro caso, in questa bella comunità che vedo di fronte a me, ci saranno tante idee diverse di abitare, tante esperienze diverse di abitare. Una comunità nuova come la vostra dovrebbe cercare di pensare a delle nuove forme di abitare a seconda dei nuovi abitanti, che siete tutti voi. Donc ce sera bien si on veut mélanger tout ça, toutes les différentes cultures entre leurs, comme ça on veut obtenir une culture plus, comment dire, meilleure, pas? Ma insieme. E donc la danza di un gruppo di te che sia un mix anche di più, se necessario. Però noi ci troviamo in Italia oggi e la casa e l'abitare hanno un significato particolare per gli italiani, un significato molto particolare, perché la casa per gli italiani ha un valore innanzitutto familiare, quindi l'idea di casa si lega all'idea di famiglia. Che cosa vuol dire? Che è difficile pensare di condividere la propria casa con qualcuno che non sia della propria famiglia, per esempio. Con le italiane, ad esempio, c'è una questione
très important parce que la maison c'est lié à la concept de famille. Okay. Donc c'est peut-être qu'il devient très difficile mélanger une culture qui ne veut pas allier les concepts des familles au concept de maison. E la casa è anche un elemento che per le famiglie italiane dà sicurezza. Perché? Perché è un elemento che ci chiude, dà intimità e ci permette di chiuderci rispetto a tutte le difficoltà che si trovano nel mondo. Quindi la casa rappresenta una sorta di guscio, per tradurre adesso è un po' difficile, una sorta di sfera dove proteggerci da tutto quello che avviene nel mondo, intorno a noi. De maison, c'est aussi un concept de sûreté, d'intimité, que protège la famille du monde, de l'extérieur. Okay? Donc, pour les Italiens, c'est aussi une question de sûreté. Donc, c'est difficile. Chaque fois, accueille les autres dans sa propre maison. Vous pensez qu'ici, la famille, c'est mère et l'un de quindi la casa ci permette di avere un controllo sulla nostra vita. Ricordatevi che sto sempre parlando dal punto di vista degli italiani, perché non è così per tutte le culture. Ci permette di avere un controllo ed è un elemento sacro per la società italiana, la casa. È qualcosa di fondamentale per la realizzazione della famiglia e della società. Per questo gli italiani sono un popolo di proprietari di case. Gli italiani comprano la casa. È difficile che siano in affitto, chi può, però abbiamo dei numeri altissimi rispetto ad altre popolazioni come il Nord Europa. Donc, on parle toujours de la part des Italiens. On va expliquer comment les Italiens vivent les concepts de la maison. Et aussi pour les Italiens, la maison, c'est la réalisation de la famille. Donc, c'est la maison et la famille, ça marche dans le même temps. Okay. Et la plupart des Italiens sont propriétaires de sa propre maison. Okay. Donc c'est un'altra cosa invece è sentirsi a casa. Sentirsi a casa non coincide con la casa. Sentirsi a casa è un'emozione, qualcosa che è un valore che accade nel momento in cui cerchiamo di ricostruire la nostra idea di casa anche lontano da dove siamo nati. Quindi c'è una differenza tra essere a casa o fare casa e sentirsi a casa. In una nuova comunità come la vostra, l'elemento principale è quello di sentirsi a casa e fare sì che tutti gli abitanti, con le diverse possibilità e storie che hanno, possano sentirsi a casa. Donc il y a une très grande différence entre le concept d'appartenance à la maison et de se sentir à la maison. En fait, c'est comme dire, una questione di... Sentir à la maison, c'est comme c'est une question de relation, okay? Et c'est différent d'être à la maison. Oui, se sentir chez toi, c'est ça. Oui. Sentir si.
où tu as tes racines. Tu parli, ma vuoi fare un po' di traduzione? Quindi il sentirsi a casa è qualcosa che cambia nel tempo. A differenza delle nostre idee di casa, che sono molto più radicate e profonde a livello culturale, il sentirsi a casa è qualcosa che può essere costruito tutti i giorni e che può cambiare a seconda delle nostre storie, a seconda delle nostre conoscenze, a seconda di quello che vogliamo fare. Ed è qualcosa che si lega non tanto all'architettura, alla proprietà, all'avere, al possedere una casa, ma è qualcosa invece molto più relazionale, comunitario. È qualcosa che si può costruire a prescindere dall'avere la possibilità di possedere o meno un'abitazione. Donc le concept d'une maison c'est pas lié à un concept d'architecture de la maison en fait, mais plus lié aux relations qu'on a, qu'est-ce qu'on va construire jour par jour, à tous les gammes, les liens qu'on a avec les personnes plutôt avec des affects. Vous pouvez se sentir à la maison sans être propriétaire de la maison. Ok? C'est ça le concept. Adesso io sono un antropologo, quindi studio le differenze e le somiglianze culturali. Dell'antropologia si dice che ama fare il giro più lungo per capire se stessa. Quindi oggi, per cercare di capire insieme che cos'è, che cosa significa casa e sentirsi a casa a Rebbio, io vi faccio fare un giro per le case del mondo, cercando di capire come diverse case rappresentano diversi modi di vivere in comunità. Donc, il étude l'anthropologie, la professeure de l'anthropologie étudie les choses pareilles, les choses différentes entre les cultures. Okay? Donc aujourd'hui, lui va à nous expliquer les différentes modalités de culture pour approcher à la concept de maison. Et comme la maison représente la société et la culture. Per esempio, qui ci troviamo tra gli irochesi, che sono un popolo di nativi del Canada dell'Est e del Nord-Est degli Stati Uniti. Questa è una longhouse, una casa lunga, ed è la casa tipica di questa popolazione. Ha una caratteristica, che tutta la famiglia allargata vive all'interno di una sola stanza, a differenza degli italiani, per esempio, che per una famiglia grande hanno bisogno di 15 stanze. Gli irochesi vivono in comunità all'interno di un'unica grande stanza che si chiama appunto casa lunga. Donc, ça c'est une maison d'une population du nord-ouest du Canada. Donc, il en a une maison qui est bonne à l'appeler longue maison, ça veut dire qu'il est tout long. Et pour cette raison, ils vont habiter dans la maison. Toutes les familles élargies vont habiter seulement dans une pièce. Par rapport à nous en Italie, qui on a des appartements qui ont beaucoup de pièces, ils vont habiter. Che cosa ci dice? Che cosa ci racconta questa casa sulle relazioni degli irochesi? Ci racconta che la famiglia è una famiglia molto allargata, molto grande, e che la casa non è uno spazio di chiusura dalla comunità, ma è un altro momento e luogo dove vivere la comunità tutti insieme.
il expliquait le concept des familles élargies. Ça veut dire que c'est une famille composée par beaucoup de familles, pas seulement une famille, donc il y en a beaucoup. Ça pour dire que c'est comme dire deux petites sociétés dans une grande société. C'est pour ça qu'ils vont partager aussi une maison. Andiamo invece dall'altra parte del mondo, in Birmania. Sì, sud-est asiatico, esattamente, nel sud-est asiatico. Tra i Kachin, che sono una popolazione nomade degli altopiani birmani, che vivono in queste particolari abitazioni, che si chiamano Tingnu, che in italiano si può tradurre come o la casa della madre o la casa madre. Perché ha questo nome femminile? Perché ci racconta che tra i Kachin la donna ricopre un ruolo importantissimo per la società. Sono, gli antropologi parlano di società matriarcali, quindi dove le donne hanno il controllo del potere e della discendenza. Quindi questa casa ci racconta ancora una volta le regole delle relazioni di una determinata comunità. Si chiama la casa della madre o la casa madre perché raffigura l'importanza della donna in questa società, che diventa la protettrice, come una casa, della società nel suo insieme. Ça c'est l'habitation d'une population de l'Asie, et le signifié de les noms locaux de la maison, c'est la maison de la mère. Et ça, pour donner importance à la femme, qui dans sa culture, dans la leur culture, la femme c'est très importante. C'est une société matrilinéaire, donc la femme c'est le pouvoir. Donc c'est tu arabes et Andiamo invece in Oceania. Questa si chiama Faletele, questa abitazione. Noterete subito che c'è qualcosa di strano. Non ha le pareti. Esattamente. Non ha le pareti. In questo caso, ancora una volta, la casa non è più qualcosa in cui noi ci rifugiamo, ci proteggiamo dal resto della società, ma è qualcosa di molto visibile. È uno spazio che si può attraversare. È uno spazio che permette a tutti di vedere cosa accade al suo interno. Ok? Tutti questi esempi sono modi per pensare anche la nostra idea di abitare, ok? Per vedere quali sono, per mostrare che in fin dei conti abbiamo culturalmente scelto di vivere in un certo modo, ma ce ne sono infinite possibilità in realtà. Ça c'est la maison de la population de l'Océanie, et comme vous pouvez voir, il n'y a pas les murs, donc c'est un concept de maison qui s'est ouverte à la communauté, mais transparent, et tous les gens peuvent regarder, peuvent passer à l'entrée, à l'intérieur. Attends, quand tu es ici, tu ne peux pas fermer, la balle est ouverte. Le Mali est rentré. Le Mali, Mali. Qui invece andiamo in Africa, in Mali, tra i Dogon. Questa è la Jinna ed è la casa sacra per i Dogon. A differenza della casa samoana, questa non ha neanche una finestra, ha solo un ingresso, quindi è un elemento iperprotettivo ed è un elemento dove che culturalmente permette alla famiglia di isolarsi completamente dal resto della società.
Et par rapport à l'autre, il n'y a pas de fenêtre, donc c'est... Allez, hein, donc... C'est carrément fermé. Oui, c'est tout fermé, et ça veut dire qu'il va entendre... par rapport à l'autre, il y a plus d'intimité. Ci spostiamo ancora e andiamo in Giappone. Come sapete, saprete, si vede anche in tanti film, i giapponesi tolgono le scarpe per entrare in casa. Questa è una regola culturale ferrea, importantissima, perché la casa è un luogo così sacro che non può essere sporcata con ciò che si trova per strada. Quindi l'ingresso della casa simbolicamente segnala l'ingresso in un luogo protetto e pulito. Pulito, ma nel senso di puro, pulito nel senso di incontaminato rispetto a quello che avviene fuori. Quindi le regole di igiene anche servono a livello simbolico per dirci ciò che è puro e ciò che invece è sporco, impuro, complicato, pericoloso. Presque que dans toute l'Asie, il y a un concept de pureté qui vont le transférer dans la maison. Ça veut dire que la maison, il devient comme un lieu, il est sacré, ouais, c'est ça. Donc il ne faut pas rentrer avec les chaussures, il faut les laisser dehors, plutôt qu'à l'engrais. Par exemple, quand vous entrez à la mosquée, vous pouvez, vous avez d'abord les chaussures. On n'est pas sali avec la poussière. Oui. Torniamo un po' più vicino a noi. La cultura hippie, per esempio, una delle grandi rivoluzioni della cultura hippie è stata quella di mostrare alla società occidentale che un altro modo di vivere era possibile. Per esempio, il vivere itinerante, il vivere che si sposta. Questa è una casa che è all'interno di una macchina e che quindi non è in un unico punto, ma si sposta dove preferisce. Ça, c'est une modalité de vivre qui est née dans les années 70 à peu près en Amérique du Nord, dans les États-Unis, qui s'appelle culture hippie. Et donc, c'est entre la culture, il y a la concept de maison, qui est une maison qui change itinérant dans les voitures, dans les grandes voitures. Tu abiti la voiture e tu changes de voiture, c'est comme un nomade. Ma l'abitare. L'abitare anche spesso è soggetto a un'idea di giusto o sbagliato. Ci sono, soprattutto da un punto di vista politico, ma non solo, si pensa che ci siano dei modi giusti di vivere o sbagliati di vivere in una casa. Questi sono i sassi di Matera, che probabilmente le persone italiane conoscono. Come? È in Italia, Matera è in Italia, è una città del sud Italia, ed è molto particolare perché le case erano costruite nelle grotte, all'interno della montagna. Durante gli anni del fascismo, Mussolini fece una battaglia durissima contro queste case, perché diceva che gli italiani erano dei primitivi, gli italiani erano dei selvaggi, gli italiani erano dei poveri e non erano degno di uno stato moderno. Quindi fece una battaglia contro questo abitare tradizionale perché non era abbastanza moderno per la patria italiana. Donc ça c'est l'exemple des vieux habitations dans le sud de l'Italie qui s'est construit dans la montagne et à peu près
quartier des années 1900-1950, le régime fasciste de Mussolini a dit que ce n'est pas dignitose pour les Italiens de vivre dans les caveaux dans les montagnes, dans la montagne, donc a fait fuir tous les habitants. Maintenant, c'est un peu comme un musée. Vous pouvez visiter. Oui. Oui. Donc, c'est comme une des maisons traditionnelles peut devenir plus actuelle. Oui. Una piccola precisazione. Adesso Matera è la capitale della cultura europea. E dentro questi sassi ci sono alberghi, Airbnb, affitti carissimi, perché è qualcosa che è scomparso, ma adesso è diventato tradizionale e turistico. Maintenant dans cette maison, il y a des auberges, pour les touristiques, des restaurants, donc c'est devenu une chose pour les touristes. E questa invece è stata rappresentato un'altra tipica forma di abitare italiano, che sono le case contadine, in cui si viveva in tanti all'interno di una stessa abitazione. Spesso al piano terra c'erano gli animali e sopra abitavano le famiglie. Quindi, come vedete, adesso questa forma di abitare è scomparso, ma certamente permetteva una vita in comune diversa da quello che ci possiamo aspettare all'interno di grattacieli, per esempio. La prima foto è un'ancienne abitazione del nord dell'Italia, di paesano.